Buonasera, bentrovati alla nostra seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. 9 misure cautelari, di cui 8 ordinanze di custodia in carcere per traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata sono i numeri di un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Giulianova sotto la direzione del capitano Domenico Calore, coordinata dal pubblico ministero Luca Sciarretta. In un anno sequestrati 1 chilo di hashish, 150 grammi di cocaina e 100 grammi di eroina. A firmare le ordinanze il GIP Domenico Canosa. Vediamo il servizio. Sì, siamo qui per rappresentare l'esecuzione di 9 misure custodiali grazie alla valida collaborazione fatta dalla Compagnia Carabinieri di Giulianova e con l'accoordinamento naturalmente della Procura della Repubblica di Teramo, che ha portato a rilevanti risultati con quantitativi rilevanti di spaccio di eroina, cocaina, hashish e l'accertamento di situazioni estorsive per posti in essere dagli autori che nei confronti delle persone che non provvedevano poi a pagare la droga che prendevano. Oltre un anno di attività, nel dettaglio cosa è stato sequestrato? Allora, il tutto nasce da quasi 50 grammi di cocaina sequestrati, non ci siamo fermati lì e nel corso di un anno noi abbiamo sequestrato più di 1 chilo di hashish, 150 grammi di cocaina ed oltre 100 grammi di eroina. Più migliaia di euro, sì. No, le persone coinvolte sono tantissime, perché le 9 sono arrestate, perché comunque sono accusate poi di spaccio di sostanze stupefacenti, ma nel corso di questo anno noi per ognuno di loro abbiamo contato oltre 100 acquisti. Un'operazione questa che non si ferma qui? È un'operazione di cui è la prima parte, i cui principali personaggi, non esclusivi, ma i principali personaggi è un gruppo di persone rom di particolare pericolosità sociale che ponevano in essere questa attività in modo continuativo, in modo molto diffusivo sul territorio e in modo molto pericoloso, minacciando le persone che poi provvedevano a non pagare. È un'indagine che dura da quasi un anno, di cui, ripeto, questa è la prima tranche. Ancora cronaca, Mirko Giancaterino, il 36enne presunto omicida dell'80enne Gabriele Giammarino. L'omicidio avvenuto domenica scorsa a Penne. È stato ricoverato la notte scorsa all'ospedale di Pescara per aver ingerito una dose di detersivo. Il 36enne è stato sottoposto a lavanda gastrica e ora sta bene. Questa mattina, dopo le cure avvenute e che si sono protratte per tutta la nottata, il 36enne è stato nuovamente trasferito nel carcere San Donato. Ancora cronaca. Un rogo di vaste proporzioni sta creando problemi nel Pescarese dal primo pomeriggio nella zona di Torre dei Passeri e Castiglione a Casauria. Sul posto stanno lavorando numerose squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. È intervenuto anche un aereo Canadair che ha già effettuato diversi lanci a bruciare in un'area, secondo le prime informazioni, di alcune decine di ettari. Sono sterpaglie sotto bosco. Le fiamme hanno lambito due abitazioni che per precauzione sono state evacuate, ma il peggio è stato evitato. Si sta lavorando per mettere in sicurezza una cabina del metano. Intervenuto anche il 118 per prestare e soccorrere una donna, prestare le cure del caso e soccorrere un'anziana che è stata colta da leggero malore. La zona è piuttosto impervia e il Canadair sta lavorando ininterrottamente già da diverse ore, e nelle ultime ore diverse zone non solo del Pescarese ma dell'intera regione sono state interessate dalle fiamme favorite dalle alte temperature. Ieri a Pescara la massima è stata addirittura di 41 gradi. Lasciamo la cronaca, ci spostiamo a Chieti, protesta dei comitati prodotto davanti alla prefettura. L'accusa è quella di incongruenze e irregolarità nella realizzazione. Francesca Romana Testi. Ancora proteste e manifestazioni in merito alla realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi. A presentarsi questa mattina nel centrale Corso di Chieti c'erano i comitati, obiettivo ottenere un'audizione con il prefetto Antonio Corona, portandolo a conoscenza di gravi irregolarità riscontrate dai cittadini, residenti e rappresentanti dei comitati.
Milano è qui per rappresentare intanto che ci sono state delle intemperanze da parte di Terna nella realizzazione di quest'opera, ci siamo già con le contestazioni al Ministero, abbiamo fatto partire una diffida proprio qualche giorno fa contro il Ministero perché deve sospendere immediatamente questi lavori e non sono state rispettate le prescrizioni del Ministero, pertanto quest'opera non può essere realizzata. È questo che vogliamo rappresentare al Prefetto, perché da un punto di vista giudiziario stiamo facendo i nostri passi, ma nel frattempo anche le istituzioni devono tutte quante collaborare per interrompere quest'opera. Molte le proteste che si sono susseguite nel tempo in merito ai metodi utilizzati per gli espropri. Noi siamo qui per capire se il Prefetto può in qualche modo fare qualcosa, e secondo noi la può fare, per impedire che gli espropri vengano effettuati, l'immissione in possesso, con le modalità con cui sono stati fatti finora. È evidente che ci sono delle irregolarità grandissime, è arrivata persino la Buongiorno ad intimidirci per i fatti dell'8 luglio occorsi a Sant'Onofrio. Oggi i cittadini chiedono un intervento concreto da parte dell'autorità del prefetto, portando con sé documenti e carte che attestano le loro perplessità sulla realizzazione. I lavori sono in fase avanzata di realizzazione, ma ci sono già documentazioni e questi documenti fanno presente una situazione di irregolarità grave nell'esecuzione dell'opera. Sono irregolarità che riguardano la progettazione esecutiva e probabilmente anche i vizi della progettazione autorizzata, e allo stato dell'arte abbiamo bisogno di risposte certe. Non si può arrivare a far concludere un'opera strategica pubblica dove ci sono così tanti rilievi anche molto fondati. E ora apriamo un'ampia pagina politica, parliamo di cronaca e di politica regionale in questo caso, perché Forza Italia attacca la giunta D'Alfonso denunciando l'aumento della disoccupazione e il calo dell'export. Nessuna politica, dicono i forzisti, per il lavoro a fronte della promessa di 100.000 posti fatta dal Presidente un anno fa. La notizia circola insistentemente da mesi. L'Abruzzo è la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Italia. Forza Italia oggi accusa il governo D'Alfonso di aver promesso 100.000 nuovi posti di lavoro, ma di non aver creato politiche capaci di concretizzare tali promesse. I numeri sono brutti, in Abruzzo il livello di disoccupazione non è stato mai così alto. Noi chiediamo al governo regionale, dopo ormai un anno e mezzo, di cominciare a, non dico prendere provvedimenti, ma almeno a proporne per difendere il lavoro, per difendere l'occupazione, per rilanciare l'economia, per rendere la vita un po' più semplice alle imprese, per incentivarle ad assumere. A questo governo si era presentato con la mirabilante promessa di 100.000 nuovi posti di lavoro in Abruzzo, era evidentemente una boutade, ma adesso siamo a meno 130 rispetto all'obiettivo che si erano dati. È ora che si diano una mossa, è cambiato l'assessore al lavoro, speriamo che inizino le politiche del lavoro. Tra i dati riportati da Forza Italia anche quello sull'export, che perde punti percentuali e mette in luce una preoccupazione da non sottovalutare. La contrazione interna al territorio si è sempre bilanciata con le vendite fuori dai suoi confini e oggi a restare trainante per l'Abruzzo è solo l'automotive. Vedo poche idee da parte di questo governo regionale sulle cose da fare. Il secondo dato è che quelle poche idee non camminano, perché con il riordino della macchina amministrativa, basta che si chieda a qualsiasi dei 1.800 dipendenti della Regione Abruzzo, adesso c'è una confusione incredibile, funzionari e dirigenti che non sanno dove devono andare, con chi devono parlare, di che cosa si devono occupare. Dopo un anno dal riordino siamo proprio in uno stato di disorganizzazione completa e la macchina amministrativa è ferma. Un think tank per progettare la Francavilla del futuro dal 2016 al 2021, e questo l'intento del sindaco Antonio Luciani, che questa mattina ha presentato in conferenza stampa i quattro coordinatori delle quattro liste civiche a suo sostegno, incaricati di stirare il programma di governo per la ricandidatura a sindaco. Alfredo Primante. Parte la campagna elettorale del sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che chiede alla città la riconferma per i 5 anni dal 2016 al 2021. Un avvio in anticipo, spiega il primo cittadino, che servirà a riflettere e vagliare il programma di governo per il secondo mandato. Sono quattro i coordinatori delle liste civiche che appoggiano Luciani e che saranno a capo di altrettanti gruppi di lavoro. Andrea Di Peco, ex assessore alla cultura ed oggi capo di gabinetto del sindaco, Rocco Libertini, attuale assessore a sport e bilancio, Antonio Serafino
Serafino, coordinatore di Futura, Lucrezio Paolini, vicepresidente del Consiglio regionale. E quindi questi quattro gruppi di lavoro, che poi formeranno quattro liste che saranno a mio sostegno, oggi vengono presentati quattro coordinatori che avranno il compito principalmente di fare sintesi all'interno dei rispettivi gruppi, di formare le liste elettorali, ma soprattutto di apportare idee per una visione strategica di questa città. Quattro liste civiche, manca il Partito Democratico però. Beh, mancano i partiti in generale, ma questo non vuol dire chiusura a nessuno. Noi non ci fermiamo di fronte all'assenza degli altri e quindi noi stiamo lavorando, lo continuiamo a fare su tutti i fronti. A sovraintendere ai lavori dei quattro gruppi ci saranno anche cinque saggi persone che si sono distinte nell'ambito della politica e della società civile. Sono orgoglioso, veramente molto onorato della loro presenza qui. Sono Alessandro Bruno, già sindaco di questa città, il professor Umberto Russo, la dottoressa Tiziana Rista, l'avvocato Vincenzo Di Lorenzo e il professor Carlo Tatasciore. Si svolgerà tra Abruzzo e Molise, tra Vasto e Termoli, la festa nazionale dell'unità sulla comunicazione organizzata dal Partito Democratico. Al centro del dibattito i cambiamenti nel modo di fare comunicazione politica e le modalità di racconto delle riforme. Quattro giorni per discutere ed approfondire i cambiamenti del linguaggio e della comunicazione politica. Il Partito Democratico Abruzzese e quello molisano si sono dati appuntamento dal 24 al 27 settembre a Vasto e Termoli per la Festa Nazionale dell'Unità sulla Comunicazione. Un evento che richiamerà esponenti politici ed intellettuali da tutta Italia, tra cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Quali saranno i temi affrontati durante la manifestazione? Dal data journalism a tutto quello che è l'attualità della comunicazione che entra anche nella politica, penso a quello che stiamo affrontando in Parlamento e anche l'apertura della festa, questo è come noi comunichiamo con la pubblica amministrazione, quindi apriremo con la ministra Madia, ma poi ci sarà una lectio magistralis di Sergio Zavoli che è senatore, allora dalla notte della Repubblica, suo celebre programma che ha cambiato anche il nostro modo di raccontare la televisione, al giorno della Repubblica, cioè quello che stiamo vivendo oggi a livello di riforme. Superare i campanilismi ed unire gli intenti e le intelligenze nel solco della macroregione adriatico-ionica. E questa è la motivazione che ha spinto le due direzioni regionali di Abruzzo e Molise ad unire le forze e a chiedere alla segreteria nazionale che la manifestazione si svolgesse al confine fra le due regioni. Perché noi riteniamo che ci sia una narrazione condivisa tra Abruzzo e Molise, che poi è quella del medio adriatico, in un momento di cambiamento anche del nostro paese, con queste politiche innovative che sono portate avanti dall'Europa, che sono le direttrici dei finanziamenti europei, che quindi la macro regione europea adriatico-ionica, noi pensavamo che fosse bella questa proposta di unirci per cercare di attirare una festa nazionale. Ci siamo riusciti, ne siamo orgogliosi e ringraziamo il nazionale per aver scelto l'Abruzzo e il Molise. Anche il sindaco di Teramo in prima linea contro i tagli delle prefetture. Il prossimo 22 settembre Brucchi parteciperà allo sciopero indetto dai sindacati. Intanto domani manifestazione per sollecitare la statizzazione dell'Istituto Braga con il finanziamento del governo. Elisa Leuzzo. Sindaco, parteciperà anche allo sciopero per i tagli alle prefetture? Ma sì, il problema delle prefetture è un problema caldissimo, io spero che la politica cittadina sia al mio fianco, di destra, di sinistra, di centro. Noi non rischiamo di perdere solo la prefettura, perdiamo la prefettura, perdiamo la questura, perdiamo il comando provinciale dei vigili del fuoco, non è possibile. Il 22 c'è uno sciopero, io parteciperò allo sciopero insieme ai sindacati per far sentire al governo la nostra voce. Il governo non ci può trattare come sudditi che diciamo, ci ascolta e neanche tanto, soltanto quando dobbiamo fare gli esattori, vogliamo essere sentiti. Il governo deve capire le realtà territoriali e su questi fare poi una proposta. L'Abruzzo è troppo penalizzato relativamente alle prefetture. Domani in scena la manifestazione per il Braga. Sì, domani c'è questa manifestazione, è un'azione importante di sensibilizzazione. Io in settimana ho sentito il sottosegretario Donchia per chiedere un incontro, perché dobbiamo andare avanti con la statizzazione, ma che non può essere a carico degli enti, che non ce la fanno evidentemente, statizzazione, ma con le spese a carico del governo. Chi parteciperà alla manifestazione domani? Ma io sono certo che parteciperà tutta la città, insomma ci sarà il Braga che si esibirà, ma sono certo che la città risponderà a questo, come dire, grido di allarme oramai cronico del Braga, perché insomma rischia davvero di sparire e in questo momento sarebbe davvero un peccato.
Due giorni di eventi nello scenario di Villa Sabucchi a Pescara, il Movimento 5 Festival organizzato dal Movimento 5 Stelle di Pescara in programma domani e domenica. Movimento 5 5 Stelle, il caso di dire che il Movimento 5 Stelle si converte alle feste di partito a Pescara il 19 e il 20 settembre, a Villa Sabucchi ci sarà questa festa, però voi avete detto in conferenza stampa che non sarà la tipica festa di partito. Sì, la prima edizione del Movimento 5 Festival, che in realtà è un festival dei cittadini e non del partito, l'abbiamo infatti organizzato e progettato in modo totalmente diverso, ci saranno gazebo, laboratori, scrittura creativa, storytelling, laboratori, teatro per bambini, sarà un'attività esperienziale continua in cui i cittadini potranno fare domande, chiedere informazioni e portavoce in Parlamento, in Regione e in Comune saranno totalmente a disposizione. Poi dalle 19, il 19 settembre ci sarà Alessandro Di Battista, il nostro parlamentare, e il 20 invece settembre, sempre dalle 19, Carla Ruocco e Sorial, che saranno a disposizione sempre della città per rispondere a tutte le domande. Sarà una giornata, uno, due giorni dedicata al mondo che vogliamo colorare, questo è lo slogan della nostra festa, del festival, e lo vogliamo colorare attraverso gli strumenti e colori che i cittadini ci metteranno a disposizione. Una ghiotta occasione per i cittadini di Pescara, visto che la festa si svolge proprio nel capoluogo adriatico, per porre le problematiche a voi del 5 Stelle che riguardano proprio la città. Esatto, per porre domande ma anche per togliersi dei dubbi. Noi invitiamo infatti non solo i simpatizzanti o gli attivisti del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto gli scettici che vogliano conoscere il nostro mondo, chi siamo, e fare tutte le domande che hanno, insomma, in qualche modo bisogno di risposta. Noi ci siamo e saremo lì per due giorni, aspettiamo tutti. Il consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco presenta una proposta di legge per tutelare gli artisti di strada, destinando ai comuni fondi per sostenere iniziative e spettacoli. Spazio e fondi per sostenere gli artisti di strada, soprattutto in quei comuni che in Abruzzo sfiorano a fatica i 4.000 residenti. Leandro Bracco, consigliere del gruppo misto, avanza una proposta di legge. Dei 305 comuni che compongono il nostro Abruzzo, 239, quindi la stragrande maggioranza, è abitata da neanche 4.000 abitanti a testa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che appunto tramite la cultura di strada, io mi auguro e sono fiducioso del fatto che appunto tramite la cultura di strada possa diciamo, tornare quella vitalità che a oggi purtroppo manca o totalmente o in parte nella stragrande maggioranza dei comuni abruzzesi, e mi riferisco prevalentemente all'entroterra. Per ottenere una più larga diffusione di questa cultura, Bracco chiede che vengano destinati 300.000 euro da ripartire tra i diversi comuni. Lo stanziamento che ho previsto è di circa 300.000 euro, di questi 300.000 euro, 280.000 euro, quindi la stragrande maggioranza di questa cifra, andrebbe appunto ai singoli comuni affinché venisse incentivato e valorizzato la cosiddetta cultura di strada, cioè tutti quegli artisti che diciamo, nelle varie sfaccettature dell'arte e della cultura prediligono appunto stare nelle piazze, nei borghi, appunto nelle strade, e dare vitalità, dare vita al loro sentire, cioè al loro concetto di cultura. Nelle grandissime città, nelle metropoli, nelle grandi città questa cosa è già viva, già si è sviluppata, nell'entroterra abruzzese invece per nulla o quasi per nulla. Quindi questa proposta di legge appunto ha l'obiettivo, al fine di provare a ridare vitalità all'entroterra abruzzese. E noi ci spostiamo all'Aquila perché domani e domenica sarà possibile visitare lo storico Mammut appena restaurato all'interno del Forte Spagnolo. Antonella Calcagni. È stato ultimato il restauro del Mammut danneggiato dal sisma del 2009, reso possibile dalla donazione della Guardia di Finanza con quasi 603.000 euro. Sta per essere completata la fase di rimontaggio del grande scheletro dopo l'imponente intervento conservativo. In via eccezionale sarà possibile visitarlo domani e domenica all'interno del bastione del Forte Spagnolo, una occasione davvero unica per le famiglie. No, è una grande soddisfazione poterlo presentare finalmente al pubblico, è stato un restauro molto impegnativo, di grande soddisfazione, e il restauro è finito già a fine aprile, avevamo completato e rimontato l'esemplare all'infuori fuori delle estremità degli arti, e per i quali abbiamo
ideato dei supporti più leggeri rispetto a quelli precedenti che erano in gesso. Soltanto in primavera sarà forse possibile, cantiere permettendo, rendere permanente la visita all'Elephants grazie ad un accordo con il direttore dei lavori del cantiere del restauro del castello cinquecentesco. Il Mammut si trova all'interno di un cantiere, il cantiere di restauro della Fortezza Spagnola, quindi la nostra apertura è molto condizionata dalle operazioni che vengono svolte all'interno dell'altro cantiere. Noi sicuramente abbiamo ancora tanto da fare, la fase dell'allestimento che è in lavorazione, però deve svilupparsi, anche perché la sala del bastione deve essere sottoposta anche a degli interventi di risanamento. Quindi non è possibile chiedere uno stralcio, cioè una messa in sicurezza proprio per poter fruire del Mammut? Abbiamo fatto una riunione recentemente anche con il direttore dei lavori del cantiere del castello e con lui cioè ci ha dato qualche speranza per poterlo aprire a primavera prossima. Cambiamo ancora pagina, il 23-24 settembre prossimi si terrà in piazza Pescara una manifestazione di educazione stradale riservata ai bambini delle scuole elementari dai 6 ai 10 anni, manifestazione organizzata dall'Automobile Club Italia e dall'amministrazione comunale. Noi cerchiamo di sensibilizzare sempre di più i ragazzi che si avvicinano alla patente. Questa volta andiamo un po' più in là, nel senso che coinvolgiamo dei ragazzi delle scuole elementari, quindi 6-7 anni, e avranno modo questi ragazzi, venendo in Piazza Salotto, di ascoltare una lezione teorica da parte di istruttori federali, e poi potranno anche provare dei kart elettrici in un piccolo circuito che faremo a Piazza Salotto. Io penso che sia un bel segnale che stiamo dando a questi ragazzi, perché crediamo in questo, e grazie anche al Comune, al CONI, vogliamo far sì che questa manifestazione possa ripetersi negli anni. Nei mesi scorsi avevate posto l'attenzione sui ragazzi delle scuole superiori e anche promosso un corso di guida e di educazione stradale per i ragazzi stranieri. Allora, queste manifestazioni continuano, nel senso che i ragazzi stranieri li abbiamo già riportati per la seconda volta a Vallelunga e veramente abbiamo creato un bel gruppo. Per le scuole superiori ogni anno, quest'anno sarà già il terzo anno, porteremo una quarantina, non è che ne possiamo portare tanti, sul circuito di Ortona con degli istruttori della Polizia Stradale, e faremo fare per 2 giorni un corso di guida sicura. Presidente Sartorelli, che estate è stata per Pescara, per la provincia di Pescara e per l'Abruzzo a livello di incidenti? Si parla di un trend in diminuzione, però probabilmente nell'ultima fase c'è stato qualche problema in più. Il trend era in diminuzione, sono diversi anni che gli incidenti stradali sono diminuiti, quindi le conseguenze di decessi e feriti gravi sono sempre minori, però in questa estate, oltre al grande caldo, abbiamo avuto anche un numero di incidenti che è veramente ingiustificabile. Non possiamo più consentire che i nostri giovani rischino la vita o la perdano perché si mettono alla guida guidando in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Domani e domenica, presso la sede dell'associazione Brucare Onlus di Contrada Piane Vomano a Roseto degli Abruzzi, si svolgerà l'iniziativa dal titolo Essere il cambiamento, il benessere a 360 gradi, 2 giorni alla scoperta di uno stile di vita più sano a partire dall'alimentazione. Essere il cambiamento, il benessere a 360 gradi, nel fine settimana Roseto ospiterà questa manifestazione. Siamo con la psicologa dell'associazione che organizza l'evento per parlare proprio di questa 2 giorni. Cosa vedremo? Vedrete tantissimi professionisti che si sono uniti per approcciarsi al benessere da diversi punti di vista. Quindi ci sarà la parte biologica, la parte del corpo, la parte psicologica e la parte del sociale. Per quanto riguarda il sociale, avremo la partecipazione della comunità eritrea che ci allieterà con i loro riti e anche con la preparazione del cibo. 1 a 2 giorni all'insegna del buon mangiare, del buon cibo e anche della vita sana. Per questo ci saranno anche dei laboratori che si occupano principalmente dell'aspetto psicologico e anche un po' più spirituale, quindi avremo lo yoga, avremo la bioenergetica,
Un'altra parte sarà dedicata anche alla scoperta della natura, quindi ci saranno delle passeggiate negli orti e ci saranno anche delle passeggiate volte a conoscere meglio gli animali, quindi il benessere a 360 gradi che coinvolge qualsiasi fascia d'età, quindi ci saranno attività per i bambini, per gli adulti e anche per gli anziani. Come è nata l'idea di organizzare questa manifestazione? Da dei professionisti che si occupano di medicina a 360 gradi e che quindi considerano il corpo umano nella sua globalità. È nata l'esigenza proprio di comunicare ad altri, sia per la prevenzione sia per la cura, che ci sono altri metodi naturali per cui potersi curare. Il tutto si svolgerà nella location di Brucare, un'associazione onlus che ospita sia degli ortolani, precisamente ne sono 80, e in più in pratica non fa altro che lavorare per il sociale con orti didattici, orti per bambini disabili. Una manifestazione al primo numero, quindi l'obiettivo è anche quello di riproporre questo evento anche nei prossimi anni? Senz'altro, di allargare sempre di più il numero per far sì che molte persone possano venire a conoscenza di questo nuovo modo di curare e di stare insieme. Siamo allo sport, al calcio, per parlare del campionato di Serie B. In programma nella serata di oggi due anticipi, uno è già in corso, iniziato alle ore 19, Modena-Ternana 0-0 quando siamo giunti al 23esimo minuto. Alle 21 si giocherà l'altro anticipo che vedrà di fronte Livorno e Brescia. Le altre gare in programma: Ascoli-Cesena, Bari-Pescara, Cagliari-Avellino, Novara-Virtus-Entella, Perugia-Crotone, Provercelli-Latina, Salernitana-Spezia, Trapani-Virtus Lanciano, Vicenza-Como. Per il Pescara, trasferta in terra di Puglia al San Nicola contro il Bari di Davide Nicola, un match difficile per la formazione di Massimo Oddo. Pescara che vuole però conquistare i primi punti in trasferta dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Perugia. Questo pomeriggio, prima della partenza per il capoluogo pugliese, c'è stata la consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico biancazzurro che andiamo ad ascoltare. Come ho sempre detto, io sto cercando di dare una mentalità alla squadra che è quella di cercare sempre di andare a proporre il proprio gioco, di cercare di andare a vincere su ogni campo. Quella deve essere una mentalità costante, però poi l'intelligenza di ogni squadra è quella di capire i momenti, le situazioni. L'avere squadre forti davanti comprende il fatto che tu possa durante la partita essere costretto per la forza degli altri a doverti difendere. Questo credo che sia un pregio di una squadra. Poi l'andamento di ogni partita ha una storia a sé, e tu magari prepari una partita in un determinato modo e poi ti rendi conto sul campo che magari determinati meccanismi non funzionano, che gli altri sono particolarmente in forma, che sono particolarmente spinti dal pubblico e stanno spingendo sull'acceleratore. In quel momento tu devi saperti difendere. Mi aspetto una partita sicuramente diversa da quella che è stata Vicenza. Non so se quella di Vicenza è stata una partita preparata in quel senso o se, in base a quello che ho detto prima, Vicenza è stato bravo a metterli un po' nella loro metà campo. Però io ho visto un Bari che credo abbia preparato un attimino la partita aspettando l'avversario e cercando qualche ripartenza. Invece credo che in casa il Bari non sia questa squadra, sia più una squadra che anche sull'onda dell'entusiasmo del proprio pubblico possa essere un po' più incisivo in fase offensiva e cercare una partita un po' più offensiva. Abbiamo lavorato una settimana intera sulle giocate tipiche, classiche del Bari, l'abbiamo visionato, l'abbiamo visto, perché quando studiamo una partita è per trovare i punti deboli, cercare di trovare i punti deboli e vedere dove fargli male, ma anche i loro punti forti per cercare di levargli potenzialità. Quindi non credo che il modo per fermare un giocatore sia la scelta di un giocatore determinato, ma preparare quelle che sono le potenzialità degli altri giocatori, cercando nel singolo che in quel momento, in quella zona, e con un lavoro giusto di reparto, di limitare quelle che sono le potenzialità degli altri. Maniera è un giocatore importante per la categoria, non lo dico io, non lo scopro io, lo ha dimostrato in questi ultimi anni, un giocatore che è capace di segnare, di far segnare, un giocatore importante, non a caso l'ha preso una squadra importante, però io sono molto contento dei miei.
Sempre in Serie B, in trasferta anche la Virtus Lanciano, che dopo la vittoria con l'Ascoli giocherà in Sicilia contro il Trapani dell'ex tecnico del Pescara Serse Cosmi. Noi abbiamo ascoltato invece l'allenatore della formazione frentana d'Aversa. Sicuramente se si va indietro col tempo e quel giorno credo che rimanga un giorno indimenticabile un po' per tutti. È chiaro che dopo quella partita ci sono stati altri anni invece che abbiamo portato poco e niente a casa, quindi è buono che pensiamo agli anni quelli negativi, perché è ora magari di cambiare questo trend, cosa non facile, poiché di fronte era una squadra che quest'anno non ha mai perso, considerando anche il fatto che ha giocato con squadre di Serie A, sta facendo un ottimo calcio e quindi sarà una partita difficilissima. Ma Nicolas l'anno scorso ha giocato con noi e credo che abbia fatto un ottimo campionato, ha fatto delle interviste dove ha parlato bene dell'ambiente lanciano, è un ragazzo eccezionale. A un certo punto ha avuto dei problemi che si è fatto male, l'ha rimpiazzato Vincenzo e ha fatto, devo dire, ottimamente, perché non ha fatto mancare assolutamente l'assenza di Nicolas. È chiaro che per quanto riguarda me devo pensare alla mia squadra, quindi mi auguro che magari prevalga la prestazione di Vincenzo rispetto a quella di Nicolas, egoisticamente parlando. Comunque è sempre un piacere rivedere i giocatori che sono passati qui da Lanciano. A giocatori di qualità come Barilla, Rizzato, non ci sarà Scozzarella, che è comunque un ottimo giocatore. Davanti hanno preso Torre Grossa, dove sta dimostrando di essere un ottimo finalizzatore. E, ripeto, hanno fatto degli acquisti mirati dove hanno completato l'organico già buono dell'anno scorso, ma anche in difesa lo stesso acquisto di Nicolas per Picone, cioè sono, ripeto, buoni e ottimi giocatori che hanno completato una squadra già buona di partenza l'anno scorso. E noi scendiamo di categoria, parliamo di Lega Pro dell'Aquila, che è a caccia del tris di vittorie. Dopo Pistoiese e Arezzo, i rossoblù cercheranno i tre punti domani alle 15 al Tommaso Fattori contro il Pontedera. Assente lo squalificato Piva, la gara dell'Aquila, sarà diretta dal signor Capone di Palermo. Duello contro il Pontedera con le nuove istruzioni per l'uso. Il mister Perrone è fiducioso e mantiene il modulo utilizzato contro l'Arezzo. Tuttavia fa il mea culpa, non siamo riusciti a tenere palla e l'abbiamo regalata. Però dobbiamo, dal punto di vista della qualità, giocare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto ad Arezzo. In termini di assunzione di responsabilità, di giocare la palla, insomma di essere un pochino più, come si suol dire adesso, propositivi. Il Pontedera è una squadra giovane, ha sempre tirato fuori giocatori importanti. Per il mister è fondamentale giocare meglio, più di quanto non sia stato fatto contro l'Arezzo. Sicuramente è una squadra giovane rispetto alle altre, è una squadra forse una delle più giovani di tutta la Lega Pro. Questa è stata sempre la politica del Pontedera, che in questi anni ha tirato fuori sempre dei giocatori importanti che poi adesso stanno giocando in categorie superiori, quindi questo segno che comunque c'è una bontà da parte della dirigenza e della guida tecnica. E noi siamo ancora al calcio per parlare del Teramo, perché è arrivata proprio in questi minuti in redazione una doppia notizia che riguarda la formazione teramana, due acquisti importanti. Il Teramo infatti concluso l'acquisto dell'attaccante di 33 anni Lenoci, proveniente dal Como. Oltre 400 le presenze tra i professionisti e 124 gol per l'attaccante nato proprio nella città lariana. 33 anni Lenoci, un attaccante di peso che andrà sicuramente a rinforzare il reparto offensivo della formazione biancorossa. Lenoci atteso nelle prossime ore a Teramo. La trattativa è stata conclusa proprio pochi minuti fa e a metà pomeriggio il Teramo aveva chiuso un altro importante colpo di mercato
mercato sempre per l'attacco, con l'arrivo di Stefano Moreo, classe 93, originario di Milano. Moreo si trasferisce in biancorosso dalla Virtus Entella con la formula del prestito annuale. Nato calcisticamente nel settore giovanile del Milan, con cui ha seguito un percorso fino agli allievi nazionali, Moreo si è poi trasferito alla Caronnese. Poi nel prosieguo della sua carriera ha continuato a giocare in Serie D e in Lega Pro prima dell'arrivo nella formazione ligure. Dunque due attaccanti per il Teramo nella giornata di oggi, Stefano Moreo e Giuseppe Lenoci, attaccante di peso, 33 anni nella passata stagione in forza al Como. E questa era l'ultima notizia per la nostra seconda edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.